Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film Series, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di una serie di Apple TV Plus, come vedete dal video, che si chiama The Morning Show. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscritti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, è uscita la seconda stagione di The Morning Show. Io ho visto la prima puntata. Il titolo della puntata è Il mio anno meno preferito. E allora, Apple TV Plus è un canale streaming forse il meno diffuso, il meno conosciuto fra Netflix, Prime, Disney Plus, e quindi poi ci sta Apple TV Plus. Ecco, nonostante sia poco diffuso, comunque serie carine all'interno ci sono, la qualità secondo me è buona e quando è partito il canale, quando è partito Apple TV Plus, The Morning Show è stata una delle serie principali di lancio. Siamo alla seconda stagione, la prima stagione a me è piaciuta molto, con attori molto molto bravi perché ci sta. Allora, le due principali sono Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, quindi già loro super cast. Poi ci sta Steve Carell. Poi ci sta Bill Crudup, se si dice così, che fra l'altro ha preso anche, mi pare, svariati premi come attore non protagonista all'interno della serie del Morning Show. Però, a parte il cast, a parte il fatto che è su Apple TV Plus, la reputo una signora serie, fatta veramente bene. Cioè, la parola giusta, secondo me, è una serie lussuosa. Cioè, si vede che ci hanno investito dei soldi, molto patinata, molto glamour, però piacevole da vedere, sono 10 puntate e anche il tema affrontato, secondo me, è ad hoc per la serie di The Morning Show. Di che cosa parla la prima stagione? Piccolo recappino super super veloce, non voglio raccontarvi né fare spoiler perché se non l'avete vista andate a vederla, se avete occasione, avete voglia di guardarla, fatelo perché merita. Però parla in sostanza delle molestie sulle donne nell'ambito lavorativo. Il palcoscenico qual è? Il palcoscenico è il The Morning Show, questo programma inventato in una rete altrettanto inventata che in un canale che si chiama UBA, che però in America può essere rappresentato, penso, dalla Fox, che è il canale di informazione più forte che c'è negli Stati Uniti, all'interno di tutta la struttura della UBA e all'interno soprattutto del programma The Morning Show, che è il programma di punta presentato appunto da Jennifer Aniston all'inizio e poi entrerà anche Reese Witherspoon, si chiamano Alex e Bradley, loro due sono fortissimi assieme, affrontano appunto il tema delle molestie sessuali sul lavoro. Non dico altro, anche il finale è molto molto buono. Non è assolutamente scontato, forse un po' moralista, ma dico forse, però è girato molto bene e gli ultimi 3-4 minuti sono veramente, cioè, shock, vi tengono là per bene, come dico io, sono impressive. Ecco, una volta finita, sono 10 puntate la prima stagione, si arriva alla seconda che è cominciata venerdì l'altro giorno. Quello che mi chiedevo io, e penso si immagino si chiedesse tutti quelli che hanno visto la prima stagione, è: continueranno quella storia là oppure vanno avanti? Ecco, all'inizio si parte e sembra che continuino quella storia là, ci fanno tutto un piccolo riassuntino nel primo episodio di quello che è successo nella seconda stagione, quindi dici andranno avanti da qui, invece dopo 3-4 minuti subito c'è il reset. Resette che al momento mi ha lasciato un po' di stucco perché ero sicuramente incuriosito da vedere come sarebbe andata avanti quella storia là, però alla fine, a fine episodio, ho detto ok, giusto, giusto perché è giusto nell'ambito della serie, cioè una serie all'interno di uno studio televisivo, in uno studio televisivo, nella televisione, nel cinema. Gli americani dicono the show must go on e quindi è corretto il fatto che è finita una notizia, è terminato un argomento e si va avanti, si passa a quello dopo. Può essere cinica la cosa? Sì, perché comunque il finale era importante, il tema trattato era importante, però probabilmente è giusto così, almeno come è partito questo primo episodio, secondo me hanno messo
delle buone basi, se va come penso io, ecco, o come spero, insomma. Cosa succede in questo primo episodio, detto proprio in due righe, senza parlarne troppo? In pratica ci sta un reset, ci sta quindi The Show Must Go On, come ho detto prima, vediamo Bradley che conduce il morning show assieme a un maschio, però da sola, non più con Alex, poi ci sta Corey che lo vediamo prima licenziato e poi ce lo ritroviamo essere il capo della UBA e quindi a portare avanti a modo suo, e si vede in alcune frasi che dice all'inizio che è sempre così sfrontato, è sempre così un po' pazzo, diciamo, e a modo suo vuole tirare avanti sia il programma del Morning Show che tutto quanto la UBA, tutto quanto il canale, la stazione, e si vede che cerca di improntare questa cosa a passare alla modernità. La UBA era organizzata come una vecchia, diciamo, struttura televisiva americana, ripeto, simile alla Fox, io adesso, cioè, è una cosa, un'immagine che ho io, ecco, poi non so come siano strutturate ovviamente o come erano strutturate le vecchie stazioni televisive americane, e lui probabilmente cerca di portarla nel futuro, si fanno vedere accenni del tipo che ci sta UBA Plus anche là, quindi con serie TV, insomma, vuole a modernizzare tutta quanta la struttura, e il concetto è quello. Quindi lui si ritrova a essere il capo, sappiamo che è il capo grazie a Bradley, quindi c'è sempre questo rapporto così fra loro due che non si capisce se sia di amore, di odio, è sempre un po' borderline. Lui ha sempre qualcosa, cioè sembra che abbia un occhio di riguardo per Bradley, Bradley sembra non capirlo perché vuole qualcos'altro, però è bello, è tipo una linea sottile, sono sempre in bilico, quella cosa mi è piaciuta molto. E poi ci sta Jennifer Aniston, il personaggio di Alex, che si chiama Alex all'interno della serie, che invece lei fa altro, lei è come se si fosse tolta dal morning show, dalla televisione, vuole scrivere, si vede che c'è qualcosa che non va, si vede che sta bene, e alla fine dell'episodio ha una richiesta, c'è una richiesta da parte di chi? Da parte di Corey, immaginate per far cosa, per rientrare in televisione. Questo è tutto l'incipit, tutta la presentazione, poi si vede che siamo prossimi all'inizio del 2020, quindi ci fanno capire che si sta aspettando un nuovo 2020, ci fanno intendere che tutti quanti loro della stazione televisiva si aspettano un grande 2020, quindi qualcosa che rilancerà i programmi, che rilancerà la UBA, però ad un certo punto, che viene fatto all'inizio tramite, perché poi tutta la puntata è una specie di flashback, vediamo New York deserta, New York vuota, e viene fuori scritto Covid-19, quindi noi capiamo che siamo i giorni nostri, che quindi ci sarà il Covid, che viene presentato il Covid probabilmente spariglierà tutte quante le carte, tutti si aspettano un super 2020 perché nessuno si aspetta che arrivi il Covid. E qua finisce la puntata, finisce con Corey che esulta, che si è riportato Alex, Jennifer Aniston alla stazione televisiva, al programma, ci sta la solita, ci sono sempre le solite bag interne, quindi vediamo come va, però la cosa importante, secondo me, che cambierà tutto è il Covid. Adesso, è giusto inserire il Covid come tema principale di questo The Morning Show? Ma forse sì, forse no, dipende da come viene trattato. Io spero vivamente che il Covid non sia trattato in maniera, mi sono scritto qua, diciamo così, che ci si pianga addosso, cioè spero che sia trattato per assurdo in una serie televisiva dove noi vogliamo dell'intrattenimento, che sia trattato in maniera cinica, che il Covid, che ne so, faccia vedere che alla fine per le televisioni, per le radio, per l'intrattenimento in generale, a parte il cinema, penso sia stata un'opportunità enorme per chi rimane a casa e non deve andare a lavorare e deve occupare il proprio tempo fra streaming, fra social, come lo è stato per le big aziende tipo Amazon, tipo di trasmissioni dati, tipo anche la Apple stessa, per dire, che quindi loro immagino hanno un anno come il 2020 non l'abbiano mai avuto a livello
economico per loro è stato un boom enorme, eravamo tutti a casa, niente da fare, tutti si sono lanciati su piattaforme, tutti hanno dovuto fare la linea internet, tutti hanno dovuto comprare device per la DAD. Ecco, io spero che prenda un taglio cinico la serie, che non ci si pianga addosso, perché se no sarebbe un po' triste, cioè almeno dal punto di vista mio non mi interessa vedere magari che ci mostrino la sofferenza delle persone. Oddio, all'interno ci sarà, però deve essere un qualcosa di brillante, come lo è stata la prima serie, profonda però brillante, profonda ma anche insomma un po' sporca, che ti tenga là. Dovrebbero essere anche questi 10 episodi, vediamo come va, vediamo come procede. Il prossimo episodio intanto si intitola, perché te lo mette già su Apple TV Plus, È solo un'influenza, quindi che qua già dal titolo può essere che all'inizio venga snobbato. Infatti c'è già in un pezzo della puntata, quando c'è la sostituta di Chip, quindi la direttrice, quella che dirige il programma di colore, e gli viene detto: ci sono 3 informazioni, il Pakistan, l'Iraq, e poi c'è un'influenza che ha creato asmatica, un'influenza che prende le vie respiratorie in Cina, che è stata presa da 27 persone, lei se ne frega proprio, la scarta proprio. Ecco, io spero che prenda quel taglio là, comunque dicendo già un'influenza, all'inizio verrà snobbata e poi cambierà tutto, e sarà probabilmente il rilancio che vuole Corey, quindi il capo oggi della UBA, per fare il boom, per quel ta-da che dice lui che vuole fare ta-da a Reese Witherspoon, al personaggio di Bradley. Insomma, avete capito. L'unica cosa è che purtroppo questa serie probabilmente sarà poco seguita, perché è su Apple TV Plus. Apple TV Plus ce l'hanno in pochi, la seguono in pochi, nonostante ci sia dell'ottima qualità, ci siano pochissime serie ancora rispetto ai colossi Netflix, Prime Video, Disney Plus e compagnia bella. Però questa qua merita, come merita, se avete voglia, se ce l'avete e non sapete che arriva, meriterà Foundation, la fondazione, perché il 24 settembre su Apple TV Plus avremo forse le prime 2 puntate, forse ci faranno vedere, di una nuova serie di fantascienza basata sui libri di Isaac Asimov, che è uno dei padri della fantascienza ultra attuale, perché immagino tutti quanti sapete che ci sta Dune al cinema. E quindi diciamo, da una parte fanno vedere Dune e su Apple TV Plus troverete Foundation di Asimov, e anche la grande curiosità, vediamo com'è questa fantascienza che ci presenta lei. Detto questo, ho detto tutto, spero che il mio consiglio, che le mie parole vi siano piaciute, e come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio, e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!